C'è l'audio di un trafficante internazionale di cocaina che racconta meglio di ogni altra cosa la paura per Massimo Carminati. È Roberto Grilli, è stato arrestato in passato per aver trafficato più di mezza tonnellata di cocaina, che ha raccontato ai magistrati il sistema di Massimo Carminati, la sua gang, la sua banda, la sua associazione criminale con Roberto Brugia e tutti gli altri di Roma Nord. Roberto Grilli racconta ai magistrati e racconta ai carabinieri perché, accusando Massimo Carminati, lui non avrebbe più una vita libera, ma avrebbe da guardarsi le spalle. Perché, accusando Massimo Carminati in tribunale, dopo pochi giorni un killer potrebbe affiancarlo e ucciderlo. Questa è la paura ancora oggi che c'è a Roma per Massimo Carminati. Roberto Grilli lo racconta bene ai carabinieri in questo audio. A. Io non ho paura di nessuno. B. Comunque di Carminati posso aver paura, soprattutto se ho indicazioni che lo affossano, giusto? Io ho collaborato, chiamavo dentro i capi di San Basilio, quindi non ragazzini. No, Però sì, ma qui non si parla, qui si si parla parla di di altre storie. Benissimo, quindi siamo su un livello diverso, giusto? Che se assolutamente. volevano già mi saranno fatto. Non hanno voluto perché comunque non, in questa fase non gli è interessato. Dopo che però ho confermato tutte queste cose qui, io durerò una settimana fuori, forse 10-15 giorni. Adesso arriva un'altra botta data da me. E io dopo questa botta da me, che magari è l'ultimo chiodo per attaccare Carminati, che fino adesso rubetta, io che faccio? Poi torno sulla cassa e giro un giorno. Dopo una settimana. Non hai subito delle minacce da parte direttamente o indirettamente da Carminati in Capitano, questo periodo? capitano no, ma non serve. Io so di chi stiamo parlando. Probabilmente la vedrai. So di cosa stiamo parlando. Allora, il mio profilo basso fino adesso mi ha garantito di stare in vita a Roma. Adesso. Dopo questa cosa, non so più garantire nulla. Quindi, e dico, io adesso, poi mi riportate qui, io martedì mattina torno sulla cassa, porto il mio spazio, vado a dormire dove sono messo un poveraccio sul divano di uno, una volta in cantina, una volta così, non c'è più la vita. E questo è un giro. Durerò 2 settimane, se vuole vi dico il tempo. E allora capisce che io mi voglio divertire. E mi divertirò. Mi farò la galera, no, ormai la vita mia è finita comunque. Stai scherzando? No, no, che Stiamo vuoi? scherzando, no? E adesso vieni al processo, poi da lì probabilmente ci sarà la trasmissione atti alla procura, reticenza, testimonianza, falsa. Mi divertirò a dire che tutto quello che ho detto mi è stato detto di dirlo. Dopo queste testimonianze dove vado secondo lei? A trovare la mia compagna? Con il rischio che mi seguono e mi si fanno me la mia compagna ragazzina? La mia vita è finita. Lei sente che c'è questo rischio? Eh? Lei sente che c'è questo rischio? Capitano, se mi fa queste domande mi scusi, se mi fa queste domande inizio a dubitare della sua competenza e No, no, professionalità. Ma che vuol dire? Stiamo a parlare di Carminati. Sente che c'è questo rischio? Perché da un anno e mezzo non lo sento. Se parliamo tra persone intelligenti, se mi fa questa domanda mi scusi, sente che c'è questo rischio, ma mi piangi. la Cassazione il 16 ottobre discuterà del processo a Massimo Carminati, Roberto Brugia, Salvatore Buzzi e tutti gli altri loro complici della gang di Mafia Capitale. E la Cassazione metterà la parola fine, se metterà la parola fine a questo procedimento che in appello i giudici hanno riconosciuto l'associazione mafiosa. Ecco, quella di Massimo Carminati per i giudici d'appello è un'associazione mafiosa, autoctona, libera da altre influenze esterne, dalle mafie tradizionali, ma ne ha fatto una mafia romana. Ecco, quella che a Roma i giudici della Cassazione decideranno è questa, se è una mafia oppure no, quella di Massimo Carminati.